Grazie a Pratica, grazie al Comune, voglio ringraziare anche Fondazione per la Scuola perché, per la continuità. Abbiamo cominciato a seminare un po' di tempo fa, abbiamo fatto un seminario al mio dipartimento, all'Università di Siena, che oggi in qualche modo prosegue, che proseguirà anche al convegno Le Storie Siamo Noi, e credo che questo modo di procedere, questo creare anche una piccola comunità di persone che si incontrano periodicamente e non dicono sempre le stesse cose, questo mi fa molto molto piacere, ma pensano, riflettono e non cambiano idea ma elaborano continuamente, questo credo sia un modo saggio di procedere, anche stimolante e interessante. Anche perché abbiamo bisogno di farci venire molta voglia per in questo momento storico, come dire, continuare a occuparci in maniera così insistente e quasi insolente di scuola. Riparto da quello che ho sentito, da un problema, diciamo così, che Federico oggi ha chiamato culturale, e che è emerso anche, secondo me, sotto traccia dalle parole delle studenti e degli studenti questa mattina. Lo traduco con questa immagine. Di cosa si parla quando si parla di orientamento? È stato già detto, quali sono le definizioni, cosa intendiamo. Io, devo dire, questa mattina ho ricevuto una serie di domande da Orizzonte Scuola su questo seminario, e mi sono ritrovato a fare i conti con idee di orientamento bizzarre. Vi faccio un esempio. Quella più carina è questa: il tutor dell'orientamento diventa consulente per lo studente e per la famiglia. Ancora una volta il lessico economicistico la fa da padrone. Io ci ho messo un po' a capire perché lessico economicistico legato al consulente. Per me il consulente è sempre stato counselor, al limite potrei dire psicologistico, anche se anche quell'approccio, diciamo così, è superato da un bel po' di tempo. E allora mi è venuto in mente a pensare, ma perché se l'avessimo chiamato docente di orientamento o maestro di orientamento sarebbe stato più digeribile per la cultura egemone in questo paese, per la cultura pedagogica e per l'idea di istruzione che abbiamo. Ci piace di più pensare a qualcuno che insegna orientamento, ci rassicura. Cos'è che ci mette in crisi dell'idea del consulente, del facilitatore, del mediatore? Che sono parole che ancora oggi vengono usate per sminuire le riforme, soprattutto quando vanno in direzione progressista, in una direzione comunque di servizio. E allora ho pensato di iniziare così. Io in questi anni, dal 2015 al 2020, ogni anno ho fatto formazione al personale neoassunto sull'orientamento. L'ho fatto in diversi ambiti territoriali e ho sempre iniziato le mie lezioni con una slide vuota e chiedevo a loro di riempire. Dicevo, ma quando si parla di orientamento a scuola, di cosa si parla? Qui ho fatto il copia e incolla di alcune delle cose che mi sono state, che ho raccolto in quei 5 anni. Orientamento in uscita, orientamento in itinere, orientamento in entrata, accompagnamento, contrasto dell'abbandono scolastico, attività attraverso cui si indirizzano i ragazzi verso un percorso a loro affine, rendere consapevole l'alunno delle scelte che fa, fargli conoscere i percorsi, gli sbocchi, eccetera, colloqui individuali con gli studenti, far scegliere all'alunno con consapevolezza il percorso scolastico, consiglio orientativo alla fine della scuola media, collegamento col mondo del lavoro, tirocini, stage, alternanza scuola-lavoro, far capire all'alunno quali sono le sue doti, dare informazioni, riorientamento, visita all'università, c'è un po' di tutto. E questo sincretismo, diciamo così, è forse la caratteristica più comune che si trova nelle scuole, cioè nelle scuole e non solo presso i docenti, ma anche
presso gli studenti e presso i genitori, le famiglie. Quando si parla di orientamento in questo paese bisogna tener conto che anche una persona colta, un adulto colto, che può aver fatto l'università e anche un dottorato, quando sente la parola orientamento, nel suo campo semantico c'entra la scelta, il dare consigli, i momenti di passaggio, la dispersione scolastica, come dice bene lui, i piani bassi, non sbaglio, di dispersione scolastica, sì, automaticamente si pensa ai piani bassi dell'istruzione, soluzioni per gli istituti professionali o giù di lì, oppure attitudini, interessi, tutte, e soprattutto lavoro, che è la cosa che più manda al manicomio alcuni miei colleghi e alcune mie colleghe. L'idea che la scuola debba precocemente indirizzare al lavoro, questa è la cosa di cui si viene accusati spesso, ma come all'infanzia, all'orientamento, ma siete pazzi, volete fargli già pensare al futuro lavorativo. Sono idee talmente bizzarre per probabilmente chi è qui dentro e chi è abituato a, fin dagli anni 90 direi, a leggere, almeno a leggere le normative, che sono talmente più avanzate di qualsiasi pratica abbia visto fare in una scuola, da mettere in dubbio da mettere in dubbio veramente per me il mio giudizio sulla classe politica, perché a volte ce l'ho un giudizio negativo sulla classe politica, non è che io sia tanto come dire, vicino ai politici e alle politiche che si sono occupate di scuola in questi ultimi decenni e adesso anche. Non mi sono mai sottratto però al lavoro col ministero, con le scuole, a fare quello che si doveva fare. Quando però, io ho insegnato per quasi 20 anni, entri in una scuola e scopri che le idee convivono serenamente, anche quelle le più diverse fra di loro, in contrasto, la vera domanda che ti fai è che il problema culturale non è non sapere la definizione di orientamento, ma è non avere assolutamente idea di una finalità della scuola, cioè non avere minimamente idea, non essersi posto, non aver risolto al monte il problema di dire a che cosa serve la scuola, a cosa servo io, qual è il compito, perché c'è la Costituzione, perché sembra che se tutto può convivere, se vale tutto, allora veramente qualsiasi norma è burocrazia, no? Se non ci si domanda mai che senso ha. Allora, io l'intervento che devo fare lo faccio molto rapidamente. Qui rubo a Federico Batini e a un suo bel libro dedicato proprio all'orientamento a scuola, dopo vi faccio vedere, rubo le fasi dell'idea di orientamento. Perché mi servono? Mi servono perché vorrei che fosse chiaro che tutte queste fasi, con tutte le loro pratiche correlate, tutte le idee che si sono sviluppate a partire dai primi del Novecento a oggi, dai test psicoattitudinali al colloquio motivazionale, al concetto di interesse, fino al bilancio di competenze e poi all'idea di orientamento formativo, con tutti gli strumenti che via via abbiamo sviluppato, adesso sono schiacciati. È come se adesso prendiamo questa riga, questa linea, e la schiacciamo e otteniamo l'idea di orientamento oggi. Oggi crediamo che l'orientamento sia quasi tutto e quindi niente. Crediamo che queste fasi possano convivere, che non corrispondano ciascuna a una visione del mondo e a un'idea di scuola. Soprattutto non ci rendiamo conto, e questo per me è il passaggio fondamentale, scusate se dico una cosa banale, ma per me è importante, che oggi l'orientamento non ha più niente a che fare con la selezione. E che se non accettiamo che negli anni 60 la scuola è finalmente diventata democratica e che non lo era prima, perché fino al 63
mi dispiace, la Costituzione non l'abbiamo applicata. La democrazia in Italia ha iniziato il suo mestiere nel dopoguerra. Vi ricordate, non so se avete letto mai, ci sono molti scritti dei maestri italiani che raccontano quando andavano a scuola avevano difficoltà, specialmente gli antifascisti, quelli che erano stati partigiani, perché si trovavano bambine e bambini che portavano la bacchetta, perché era usanza che i bambini e le bambine regalassero al maestro la nuova bacchetta con cui dovevano picchiare e dovevano trovarla subito sulle mani degli studenti, dei bambini e delle bambine. E i maestri erano in difficoltà e dicevano: che ci faccio io qui in un luogo così antidemocratico, e come faccio a trasformarlo in un luogo democratico? Ci tornerò alla fine del mio intervento su questi maestri, in particolare su uno di loro. Ma noi invece pensiamo, a volte ci pensiamo che siccome la scuola esiste, abbiamo delle scuole che hanno ancora il cartello, no? Esistiamo dal 1880, ecco, per me una scuola che esibisce un cartello 1880 mi deve dare la patente di democrazia, mi deve dimostrare che nel frattempo è cambiata profondamente, almeno abbastanza da aver adottato i principi democratici, perché vantare di esistere da prima della democrazia non è una buona carta d'identità per me, per un sistema scolastico. Ecco, a volte ho l'impressione che nel richiamare visioni un po' arcaiche di scuola e di istruzione basate su predelle e sul voto come strumento di controllo sociale, di punizione, e sul voto di comportamento come strumento da assegnare ai docenti, non so se avete letto cosa c'è scritto nel nuovo disegno di legge. Il nuovo disegno di legge, la giustificazione all'inasprimento del voto di comportamento, non nomina mai gli studenti. Sono nominati solo i docenti, per il benessere dei docenti, c'è scritto, per garantire l'autorevolezza dei docenti si inaspriscono le norme che portano le conseguenze negative del voto di comportamento. È difficile parlare di orientamento contestualmente a questo, a queste frasi, a quest'altra norma che proviene dallo stesso ministero. E queste contraddizioni, con queste contraddizioni ci dobbiamo fare i conti, ma soprattutto dobbiamo fare i conti col fatto che o noi prendiamo atto che pur usando oggi alcuni strumenti di orientamento, alcuni concetti come il concetto di attitudini, su cui già si è soffermato precedentemente il professor Margottini e ha fatto bene, noi li leggiamo comunque in un'ottica profondamente e radicalmente diversa, li leggiamo in un'ottica democratica, e li leggiamo pensando che l'orientamento è un diritto delle persone. E va bene chiamarli consulenti di orientamento, perché devono essere al servizio delle persone, non devono insegnare loro a vivere, devono dare strumenti per dare potere, per conferire potere, come ci ricordava questa mattina Federico. E questo è successo in un momento preciso di questa storia, è successo tra gli anni 60 e 70, quando ci siamo messi, abbiamo detto che il compito della scuola doveva essere, usiamo un termine internazionale, l'empowerment delle persone. Dovevamo conferire potere ai soggetti. Fine. Tutto il resto, tutto quello che non rientra in questo schema e in questo schema di storia, per me rimane fuori. Ora, vengo alla didattica orientativa, non vi leggo anch'io le definizioni, ma è bene che abbiamo chiaro che se io prendo la definizione della norma, la maggior parte dei discorsi che sento nelle classi dei docenti cadono, cioè dovrei far uscire dal campo semantico della parola orientamento, e sapete che i campi semantici sono schemi di storie radicati dentro il corpo delle persone, quindi è difficilissimo estirpare. Quando un campo semantico si è creato è quasi impossibile modificarlo se non con altre storie. Ora, se leggo le parole chiave, processo, favorire la maturazione delle lo sviluppo delle competenze, elaborare o rielaborare un progetto di vita e sostenere le scelte relative, queste espressioni, queste frasi rendono
completamente, come dire, fuori fuoco la maggior parte delle concezioni di orientamento che sono in una stanza di docenti neoassunti. E l'orientamento a scuola che cos'è? Sull'orientamento a scuola rifacciamoci alla circolare del 97 e ripartiamo da un'attività che è parte integrante dei curricoli di studio, del processo educativo e formativo sin dalla scuola dell'infanzia e si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e potenziare la capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, l'ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici affinché possano essere protagonisti di un personale progetto di vita. C'è altro da dire dal punto di vista culturale, potrei dire basterebbe la norma, evidentemente non solo non basta, non è bastata per 25 anni, quindi bisogna avere consapevolezza che le stesse cose possono avere un significato radicalmente diverso e che cose, anche idee, anche molto avanzate, progressiste, democratiche, che vanno in direzione degli interessi dei nuovi cittadini, delle nuove cittadine di questo paese, possono essere travisate al punto da essere considerate un peso di cui liberarsi. Ora, venendo alla parte costruttiva, cosa ci interessa per la didattica orientativa e l'orientamento formativo? Come ha detto, è stato già detto, potrei dire, riprendendo il ragionamento di Previtali, ci vogliono dei dispositivi, sì, ci vogliono strumenti, ci vogliono tecniche didattiche, metodi, strategie, ce ne sono, diciamo così, molte, varie. Io insisto solo sugli approcci narrativi perché sono quelli che conosco meglio e che ritengo siano i più funzionali al nostro scopo, vi dirò solo due parole su questo. Dal punto di vista ideale, c'è bisogno di sapere solo due cose che sono già scritte nelle linee guida in materia di orientamento lungo tutto l'arco della vita, che attraverso azioni di orientamento formativo o didattico orientativa, in quella circolare sono usati come sinonimi. A me piace pensare come con Federico che l'orientamento formativo è il paradigma, la didattica orientativa è già un approccio, una strategia, una famiglia di metodi e di tecniche che si collocano dentro il paradigma dell'orientamento formativo. La caratteristica specifica della didattica orientativa è che la fa il docente, la docente nel curriculum durante le ore disciplinari. Quindi è un particolare modo di interpretare, di declinare, diciamo così, il paradigma dell'orientamento formativo. E quali sono i suoi scopi? Maturare un metodo, uno stile, una cultura, un insieme di atteggiamenti centrati sull'approccio dell'orientamento. E capite che se io penso di fare questo solo con le 30 ore di orientamento, non ce la faccio. Ma capisco anche che da qualche parte, almeno quello è un dispositivo che intenzionalmente deve fare questo. Quindi una raccomandazione banale, chi deve fare didattica orientativa deve avere ben presente, a mio avviso, che deve produrre un cambiamento significativo nel soggetto, non deve solo consegnargli dare l'occasione di sviluppare le competenze orientative, ma deve porsi il problema di far cambiare, assumere alle persone, alle studenti, alle studenti uno stile di vita in cui è previsto il prendere consapevolezza della propria esperienza, trasformare le azioni attraverso il linguaggio in esperienza, perché se non si fa questo, se non si cambia la cultura, non si crea l'abitudine a parlare di noi nell'ambiente, di ciò che si fa, e su questo vi potrei dire che il grimaldello forse più consistente non è neanche l'orientamento inteso come didattica orientativa, ma è la valutazione educativa. Ma questa è un'altra storia, la racconteremo in un altro modo. Quali sono le competenze orientative? A oggi per me sono queste, secondo la norma, perché il decreto, la circolare ministeriale 29/2012 mi dice che le competenze orientative coincidono con le competenze chiave di cittadinanza. Certo, se oggi va verso la certificazione unica, esce un modello in cui le otto competenze chiave di riferimento finalmente sono quelle del 2018,
dell'Unione Europea, vi direi la quinta competenza, quella che interessa lo spirito di iniziativa, la competenza personale, imparare a imparare, mi sembra un buon indicatore. Quale didattica? L'ho già detto, lo dico con la norma. L'attività didattica in ottica orientativa è organizzata a partire dalle esperienze degli studenti con il superamento della dimensione trasmissiva e la valorizzazione della didattica laboratoriale in tempi e spazi flessibili, quindi centralità dell'esperienza degli studenti e delle studenti, didattica laboratoriale. Ci sono tradizioni e praterie vastissime per andare a attingere tecniche e strategie di didattica laboratoriale. Abbiamo più difficoltà a dare centralità all'esperienza degli studenti. Io ritengo che una chiave possa essere quello che Federico Batini, in maniera illuminata, già alla fine degli anni 90 ha chiamato orientamento narrativo. Il libro che citavo prima era Costruire futuro a scuola, che vi consiglio caldamente insieme a questi altri, che è un metodo che si colloca all'interno dei paradigmi formativi e che ha la finalità di sviluppare l'empowerment dei soggetti, di farli diventare protagonisti della propria vita e sceneggiatori e protagonisti, sceneggiatrici e protagoniste della propria vita. Perché insisto su questo e su questo chiudo? Perché io credo fondamentalmente che se abbiamo bisogno di far presto, abbiamo bisogno di lavorare da subito in quest'ottica e agendo in profondità sulla cultura, la cosa che più agisce sulla cultura delle persone sono le storie. E credo che sia fondamentale ritornare a quella che io chiamo la lezione di Bruno Ciari, di cui ricorre il centenario quest'anno, e che nelle nuove tecniche didattiche ha scritto per me quasi tutto quello che c'è bisogno di sapere sul piano pedagogico, didattico, oggi. È un'esagerazione, ma perdonatemela, perché davvero credo che non si faccia mai abbastanza per tornare a leggere chi ci ha messo sotto gli occhi alcune evidenze. Dice Bruno Ciari, non leggetevela da soli, che per conoscere, noi diciamo tutte le pedagogie dicono si parte dal fanciullo, ma poi entriamo a scuola già al secondo giorno, facciamo la presentazione, l'accoglienza, facciamo le attività e poi cominciamo a fare le nostre attività che avevamo previsto e cominciamo a creare a scuola un ambiente che io definisco scuoloso, un ambiente che in cui si è chiamati a recitare immediatamente la parte. E lui dice: come facciamo a conoscere qualcuno se lo costringiamo a stare in un ambiente in cui non può essere autentico? Dobbiamo allora andare fuori, fare delle indagini sulla sua vita. No, è l'ambiente di vita, deve essere la scuola. E se alla scuola riusciamo a creare un ambiente autentico, attraverso cosa? Attraverso tecniche espressive. L'autenticità è autenticità di linguaggio, non è autenticità esclusiva, non si tratta di trasformare la scuola in un campo scuola o di fare solo outdoor training, si tratta di cambiare il linguaggio, ovvero di cambiare anche chi parla e chi ascolta. Mettersi in ascolto e fare 30 ore in cui si sta zitti noi docenti a scuola, credo che sia il consiglio migliore che ci può venire, purché riusciamo a essere talmente bravi come consulenti a farle riempire della loro voce. Grazie.